Io mi diverto, mi stimola questa cosa qui, però dopo alla fine devo portare a casa i punti e sono quelli che contano. Poi il resto, l'ho detto ieri, chiacchiere, le porte via al vento, le biciclette, i livornesi. Oh, perfetto. La chiusura col classico proverbio. Proverbio toscano non ci poteva stare. Però, insomma, no, era un po' quello che avevamo accennato prima, no? Anche Romeo parlava anche di partite sporche, lo diceva proprio nella conferenza pre-partita, di partite sporche da vincere anche in maniera sporca. E ieri forse è stata una di queste, no? Sì, anche se è stata meno sporca di molte altre, perché per esempio, sì, secondo me, Roma con la Lazio, Palermo, quelle sono le partite sporche. Sì, c'è un concetto di base che da quando seguo Massimiliano Allegri, quindi dalla sua prima conferenza stampa alla Juve, lui continua a ribadire: nessuno ci regalerà nulla, dobbiamo guadagnarci tutto, perché sembra scontato che la Juventus, perché è munita della migliore rosa della Serie A, debba vincere sempre costantemente. Quindi nessuno si scansa, anche mi vuol dire. Non mi mettere in difficoltà. Non tocchiamo questo tasto. No, tocchiamolo. Nessuno sicuramente si scansa. Anzi, contro la Juventus tutti cercano di fare bella figura. Anche per questioni legate, secondo me, al mercato. Appunto, cioè, se devo giocare la partita della vita, cosa faccio? La gioco contro il Crotone o contro la Juve? Dai, su. Esatto. Quindi sostanzialmente credo che quest'anno dobbiamo abituarci, perché l'andazzo sarà questo. Io non credo molto al parallelismo con la Juventus capelliana, perché quella me la ricordo ed era veramente una Juventus orrenda. Questa è una Juventus che, secondo me, i margini di miglioramento sono ancora notevoli. Questa è la miglior notizia per Allegri e per tutti i tifosi bianconeri. Ovvero, abbiamo visto il 50-60% di potenzialità di questo organico, con il rientro di Claudio Marchisio. E secondo me anche qualcosina al mercato, un uomo a centrocampo, gente che tornerà al top, gente che tornerà invece, speriamo, come Piazza, stesso Dybala, dopo la sosta, inevitabilmente sarà un crescendo di prestazioni. Però ora passa questo il convento e credo che stia passando anche roba buona, perché siamo in una posizione ottima in campionato e poi se vediamo questa squadra, secondo me è ancora buonissime possibilità di vincere il girone H in Champions. Tu sei d'accordo, Romeo, su questo tweet che ci arriva da parte di Tiago Botta? Dice: Juve potrebbe tranquillamente giocare 20 minuti a partita in Italia e fare 3 gol a tutti, però oggi stiamo troppo. Sì, sono d'accordo sul fatto che la Juventus possa anche non brillare e poi portare a casa solitamente l'intero bottino, anche se Milano, entrando in Vele Sponde, in questa stagione ti dimostrano come gli episodi, l'approccio, credo fosse Morena prima a parlare di approccio, ecco, a San Siro si è vista una Juventus a quel punto di vista aberrante, cioè scesa con le pantofole, con l'idea di chiamarsi Juve, quindi di vincere tutti. No, esatto. Nessuno ti regala nulla, nessuno si scansa, e devi guadagnarti la pagnotta, perché tutti te la fanno sudare e in questo momento se non stai bene, soprattutto fisicamente, perché puoi giocare anche male, ma se imponi il ritmo, se finisci in crescendo, in qualche modo con questa gente un gol lo fai. E quindi in questo momento, al di là del gioco, io credo che la Juventus conti principalmente acquisire un buono status atletico. Ma è un problema anche, secondo me, di singoli. Ci sono troppi giocatori che sono rimasti out, troppi nello stesso ruolo. Cioè, non è facile. Ovviamente il discorso del centrocampo che stavamo... Ecco, Alessio, perdonami, a proposito di centrocampo, una cosa volevo chiederla io a Romeo, anche se so già quale sarà la risposta, perché ormai siamo in tale sintonia che non avrei... Non troppa. Scusate, voi andiamo via, cioè voi due... No, la domanda è, e se invece il nuovo centrocampista di gennaio, magari dopo averlo provato un po' da inizio dicembre in poi, quando probabilmente ritornerà, si dovesse chiamare Mandragora? Questa è un'ottima domanda, Nino. Onestamente non ti so dire i tempi di recupero di questo ragazzo, perché credo che siano ancora abbastanza indefiniti come quelli di Piazza. Chiaro che se Mandragora stesse bene, è vero che è un giocatore neofita della Serie A, praticamente, tranne qualche apparizione quando giocava a Genova, però è un giocatore che secondo me è di grande prospettiva, anche per come l'avevo visto io nella passata stagione alla corte di Oddo a Pescara. Non lo so, sono più convinto che qualora dovesse fornire garanzie per una seconda parte di stagione, potrebbero anche prestarlo per dargli un po' di minutaggio, così come magari lo stesso Mattiello, ci aggiungo nel discorso, e anche un terzo che potrebbe essere Clemenza, che adesso è rientrato in primavera. Però sì, Mandragora davanti alla difesa, in prospettiva, è quel tipo di calciatore che se dovesse esplodere, tu hai fatto il colpo per molti anni. Non lo so, Nino, credo che però più probabilmente la Juve attingerà
dal dio mercato, e lo farà questa volta senza tergiversare, perché c'è bisogno, ecco. Senza aspettare l'ultimo giorno, via. Ecco, diciamo che Witzel me lo attenderei proprio... L'ultima mezz'ora, anche, ecco, diciamo. Ok, allora nel frattempo mi dicono che abbiamo già in linea l'altro ospite che vi preannunciavo. Mi emoziono quasi, perché una colonna di Juventino Vero, della quale io e Nino abbiamo fatto parte, uno dei fondatori, Salvatore Cozzolino, buonasera. Ciao, ciao ragazzi. Ciao Salvo. Ciao. Di essere qui a fare un po' di baldoria. Una reunion di Juventino Vero come non accadeva da anni e anni. Allora, noi stiamo andando avanti la nostra discussione sulla partita di ieri e in generale sul momento della Juve. Dobbiamo soffermare sul centrocampo. Vi propongo questa domanda che arriva dalla chat di YouTube da parte di GL, che dice: a centrocampo è scaduta la qualità rispetto agli anni scorsi, considerando soprattutto anche l'assenza di Marchisio, di cui parlavamo prima. Se vendono Hernanes, se comprano un Verratti o un Matuidi, tutto ritorna come prima. Vedi possibilità, Romeo, da questo punto di vista? Ma poi, cioè, cosa vuol dire Matuidi o Verratti? Sono due giocatori completamente differenti. Io poi partirei proprio dalla base, cioè come vogliono costruire questo centrocampo? Cioè Pjanic, cosa dovrà diventare nell'idea della Juventus? Un trequartista, una mezzala, un regista? Cioè bisogna cominciare a mettere i giocatori nel loro ruolo. Facendo questo, già secondo me, è già un buon passo. Chiaro che se fai un paragone col centrocampo delle passate annate è infinitamente, secondo me, inferiore, perché lì avevi Vidal, Pogba, un Pirlo comunque decente, Marchisio che stava bene, quindi chiaro che è inferiore. Però in prospettiva questo, secondo me, con un paio di innesti mirati di spessore targato estate, cioè a gennaio è difficile prendere gente forte, per prendere l'occasione come Witzel, che tra l'altro ti fa la Champions, ma prendere uno forte come minimo uno para due in estate dovrà andare. Quindi rimandato in estate, ma... sì, vabbè, ma è ovvio. Cioè, a gennaio sono sempre stati di preparazione. Ci arrivano anche su questo diverse domande, Romeo, anche di gente che ha seguito il nostro live prepartita prima di Juve Lione di mercoledì scorso, dove tu eri stato un po' sibillino, no, sul futuro di Allegri. Mi hai detto, ma chissà che se questo sarà l'ultimo anno di Allegri oppure no, secondo me io ho questa sensazione. Ovviamente molti, tra cui adesso non li nomino tutti, ma molti ascoltatori ci hanno mandato tweet proprio su questo, Claudio Botta e anche altri. Tu sei stato molto sibillino, vuoi dirci qualcosa di più di come la vedi? E poi se ci dici, devi dire anche chi prendiamo. Io ho detto che era l'ultimo anno di Allegri? No, Romeo, parlavo con Romeo. No, mettiamola così, io credo che sia una partita aperta, nel senso che dal cammino in Champions League dipenderanno molte cose, nello specifico proprio il futuro di Allegri, che però non sarà collegato unicamente appunto a quanto verrà fatto in questa manifestazione. Tra qualche mese, e questo è ovvio, scontato, perché il rinnovo che c'è stato in estate è stato solo di un anno, cioè lui aveva un anno, ne ha aggiunto un altro, noi tra qualche mese inizieremo a parlare di un probabile post Allegri, ma è normale che sia così, è normale che, come nella passata stagione, poi questa sarà una questione che si porterà avanti, secondo me, per un bel po'. Però non sono assolutamente, ovviamente, convinto che il fatto che questa sia l'ultima stagione di Allegri, però dico che è un fronte da monitorare, perché lo monitorerei, mettiamola così. Vabbè, quindi Romeo, comunque mettiamo che spezzandomi il cuore Allegri decida di partire, di andare. Chi arriva? Ah, vabbè, ma siamo a novembre, impossibile. Questo è fantamercato. questo è fantamercato, anche dai, se... Dai, facciamo fantamercato, no, Questo si tira indietro dopo mercoledì, dopo che ha creato lo scompiglio mercoledì, ora si tira indietro. No, ma io pongo io l'interrogativo a tutti. Siamo così convinti che questa non sia l'ultima stagione di Allegri. Nessuno può sapere. Ma io spero di no. Ma una contro è la speranza, un altro è il pragmatismo, soprattutto giornalisticamente. Fra due mesi, ovviamente, avendo un contratto, la Juve non porta nessuna scadenza. Lo fece una volta Luciano Moggi con Marcello Lippi e finì malissimo.
Sì, appunto. Quindi, ti ricordi, tu Nino, tu che come? Sei giovane, Nino. Io che sono giovane mi ricordo bene. No, non so se dire che me ne ricordo anch'io, perché hai visto le premesse. E quindi, onestamente, fra qualche mese inizierà. Io faccio finta di non ricordarmi, ma me lo ricordo anch'io. No, ma in effetti è un argomento che per adesso non ci compete, perché ovviamente stiamo parlando di una stagione che non dico che sia appena iniziata, ma quasi. Ma è un argomento che sicuramente emergerà, come normale che sia, dal momento che il contratto è stato allungato per un solo anno. Ah, ma dipende infatti da quello. Cioè, il fatto che l'anno scorso, io mi aspettavo un rinnovo l'anno scorso di 2 anni e non di uno. Perché farlo così breve, solo di un anno, è stato quasi un procrastinare di 12 mesi. Onestamente, bisogna anche ammettere che non è stata un'operazione, una trattativa lampo, un rinnovo scontato. È andato avanti per qualche settimana, no? Quelle famose chiacchiere. E tra l'altro, da quello che mi risultava, il Chelsea, prima di andare su Antonio Conte, un sondaggio per Allegri l'aveva fatto. Quindi magari farsi anche intrigare dalla possibilità di fare un'esperienza all'estero, lo stesso Allegri ha richiuso più volte che no, ma dai, piacerebbe. Fermati un attimo, cioè prima di Conte crollano le vedove di Conte, ragazzi. Esatto, prima di Conte avevano contattato Allegri, questa è una delle poche certezze della mia vita, nel senso che incompetenti che so sono. Che lo seguiva molto molto bene, e tra l'altro prendere Conte è stato più semplice, A perché Conte terminava il suo legame con la federazione, B perché comunque Allegri avrebbe avuto un anno in essere con la Juventus. Quindi onestamente è una partita che secondo me sarà aperta, adesso ovviamente è prematuro parlarne, però bisogna fare un po' di attenzione su questo fronte, come è normale.